differenza di tutti gli altri personaggi, i vostri ovviamente sono delle persone realmente esistenti, però non sono effettivamente noti, e quindi se gli altri un po' avevano anche un po' il dovere di ricordare e assomigliare un po' a lei, voi non per forza l'avete fatto comunque? Giorgio. Ma guarda, di Enzo si sapeva veramente, non che si sapesse poco, ma è un personaggio discreto, appunto, che ha fatto poco, per cui non era difficile adeguarsi. Ma la mia credibilità dipendeva molto da quanto poteva essere, come io discreto, invece Fiorella, mia moglie, straripante. E quindi era necessario che dall'altra parte ci fosse un fiume in piena, e per fortuna è andata bene, nel senso che la sorella di Monica non ci ha lasciato niente, non ci ha lasciato niente da desiderare, insomma, proprio ha appagato completamente le aspettative, per cui è uscito fuori qualcosa di, io non saprei dire perché non li conosco i genitori di Francesco, quanto siano simili ai genitori di Francesco, ma sicuramente è uscito fuori qualcosa di credibile, perché c'era una verità nella relazione, c'era una complementarietà nei nostri caratteri, no? È assolutamente naturale che se la moglie straripa, il marito sia un argine muto che però in qualche maniera la contiene e la sorregge in una maniera quasi anonima, cioè che non è esplicita, non si vede, però c'è, tant'è vero che poi, come ricordava anche Monica, nel finale questo sostegno è ben esplicito, c'è un momento di grande commozione di tutte e due, e lì si vede la tenuta di questa coppia così apparentemente male assortita, no, in realtà invece sono ben incastrati uno nell'altra. Monica, chiedo anche a te, ho capito che per Giorgio neanche l'hai mai incontrato, tu, a parte perché poi è morto il padre di Totti, tu invece la madre l'hai incontrata, l'hai conosciuta, ti sei un po' appoggiata? No, penso che sia stato... Intanto la famiglia vive di grande riservatezza, è una famiglia molto riservata, così come Francesco e Enzo sono due muti, infatti una famiglia dei muti, c'è tutto un riservo, per cui io ho captato, ho intuito delle cose e ho cercato di dargli assoluta verità nella forza che è energia pura, è energia, è una donna che ricorda le madri, le nostre madri, anche mia madre era un po' così, donne che probabilmente hanno vissuto anche la giovinezza durante la guerra, cioè c'è un quartiere popolare, una giovinezza, adesso non so quanti anni abbia, ma credo che sia ragazzina subito dopo la guerra, quindi c'è proprio una forza che accompagna il figlio in un momento assolutamente straordinario, quindi noi dobbiamo pensare che è come una famiglia normale, che si trova sradicata da uno tsunami, da un quartiere popolare come Via di Bologna a Roma, in una zona assolutamente deserta come Casal Palocco, con una piscina con dentro un rubetto. Cioè, eppure vanno, eppure stanno, eppure la solidità che Francesco gli chiedeva, così come Cassano avrebbe dovuto, ha offerto anche a Cassano lei, per cui lei è una madre non solo del figlio, proprio la madre con la M maiuscola offriva, perché un grande campione ha bisogno di avere poi una solidità in famiglia, deve averla, e così credo che poi Francesco, come diceva Giorgio, abbia ricreato questa solidità con un'altra donna guerriera, che è Hilary, che ha tenuto 4 figli, il lavoro, il marito, la bellezza, cioè ci sono delle donne che la cavalcano la vita. Ecco, questa è immagine. E dopodiché il fatto di avere accanto un uomo come lui, che è sempre presente in tutte le scene, lei non è mai da sola, c'è sempre Enzo, nel momento del dramma, perché poi la vita è una parabola e tutto si chiude, la loro sofferenza è enorme e lei cercherà conforto in lui, è a lui che si appoggia. Grazie mille. Grazie. Grazie.